Su una parete già precedentemente verniciata, applicate il fissativo prima di stendere contrast. Con un rullo, poi, applicate la pittura del colore desiderato. Potete scegliere di stenderne due mani per operare successivamente su una superficie più compatta ed omogenea. Dopo 8 ore dall'applicazione dell'ultima mano, potete procedere stendendo contrast velatura acrilica perlata. Utilizzate un rullino sintetico per smalti acrilici, intingetelo nella velatura e uniformate la distribuzione del prodotto sull'attrezzo con l'aiuto di un cartoncino. Procedete con movimenti verticali ed orizzontali, cercando di ottenere un'applicazione il più possibile regolare. Dopo 24 ore dall'applicazione di contrast, passate alla fase decorativa. Prendete la stessa pittura che avete steso precedentemente e diluitela al 50% circa. Per questa operazione utilizzate un tampone come quello che vi mostriamo nelle immagini. Privatelo di eventuali eccessi di pittura e decorate la parete, ruotando l'attrezzo e procedendo in maniera discontinua. L'irregolarità dello strumento e l'uso variabile che se ne può fare garantiscono un risultato ogni volta originale. Al termine di questa operazione avrete alternato zone perlate a zone satinate con un gradevole effetto decorativo.